nostro pizzaiolo Marchigno. Marchigno, allora, che fa la pizza? Farina Caputo. Farina Caputo, con la confezione quella violetta. Questa, non lo so, Nuvola. Nuvola. Questa qua, del Mulino di Napoli, qualità Nuvola, cioè cosa Nuvola, quella che fa i cornicioni così. Teoricamente sì. Poi ci mette del lievito, un cucchiaio così grosso? Va bene. Questo lievito qua, sempre Caputo, lievito secco 100% italiano, un cucchiaio. Sì. Inizia a mescolare. Ci vorremmo un po' di zucchero, amore mio. Ma rigorosamente con i guanti. Ti devo prendere lo zucchero? Sì, ce ne mettiamo un goccio. Un piccinino, basta, no, di zucchero, di canna. Che va sempre bene. Misto con zucchero normale, perché noi siamo i color fan. Tutto misto, tutta la lampola così. Sì. Acqua tiepida. Ma lì non si forma niente, Marco, te lo posso dire? Tranquillo, si forma fin troppo, si forma. Ma l'olio? No. Dopo un pizzico. Ma guarda, Marco, hai schizzato roba! Impossibile, qua non esce niente. Se la trovi la faccio mangiare. Capito, Caputa? Non ci credo. L'hai trovata? No, ma vedrai che. Insomma, c'ho l'olio dopo. Olio Evo biologico del papà. Ma questo qua l'ho comprato al Crai. Tua nonna è comprata al Crai, guarda. Ma che ci può dare adesso? Non c'è senso. Serve un cucchiaio, tanto noi. C'è più umiltà. E cerchiamo di formare una palla omogenea. Ancora un po' d'acqua, va a seconda, si vede la consistenza della pasta stessa. Sì, amore mio, quando hai detto una cosa intelligente. Adesso è un pasto un po' duro, ma... Qui c'è ancora dell'olio. No, olio basta. Ma posso dirti che ci hai messo di tutto fuori che del sale? Il sale serve giusto per salare, ma... Il sale ce lo vuoi mettere anche sopra la soglia, che rimane un po' più... Sì, pizzaiolo. Ma perché per la lievitazione il sale rovina. Vicini, raccontaci tutti i segreti. Non ce n'è segreti. No, sì che ci sono i segreti, raccontaci il pizzaiolo. Ci vuole la potenza. Potenza, poi? Forza fisica. Forza fisica, poi? Intelligenza e bellezza. Intelligenza e bellezza, perfetto. Tutti quelli io. Un goccetto, perché qua è proprio un goccetto per fare il pigro, potrebbe anche non servire. Ma dimmi un po', sei andato a studiare nella costiera amalfitana oppure nella bella città di Napoli? Dimmi, sto parlando con te. Ho detto se sei andato a studiare nella bella città di Napoli o in costiera. No. In Val di Vara. In Val di Vara? Sì. E cosa hai studiato a Val di Vara? Non lo so, perché non l'ho trovato nessuno. Ah, ecco. Ancora farina Caputo Nuvola? Sì, sì, un bel merlo qua. Un bel? Un bel merlo, Caputo. Caputo.
guarda che tanti di noi, come noi, impareranno da questo video. Che cosa hai da insegnare? Compratela fatta dal pizzaiolo, chiami, Just Eat, o quell'altro. Glovo. Fare prima, meno fatica. E allora perché lei, signor Marchetto Color Fan, la sta facendo? Perché all'inizio non c'è Glovo. Oppure perché a me piace la pizza napoletana e te mi vuoi conquistare? Sì, ma io faccio una pizza buonissima. Ma perché adesso sei andato lontano da me? Perché da qua è scoppiata meglio, perché va picchiata la pizza. Va picchiata? Ma non gli fai male? Mi piace così. Gli piace? Sì. Bene. Vuole essere un po' malmenata. Vuole essere malmenata la pizza, bene, sì. Interessante. Gli ingredienti si fondono, si scaldano. Ma non è ancora finito? Ma raccontaci qualche segreto. Non c'è segreti, questa è solo la manualità. Marco, raccontaci qualche segreto. Questo è il mattone. E il mattone dove sta? Il mattone dove va? Ce lo mettiamo con il sacco, così ce lo mettiamo. No, 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 che rovina la levitazione. No, 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 con le mani sporche? No, insomma, il corpo. Io voglio morire. No, 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 ho fatto un bel lavoro pulito, pulito oggi. Non mi sono proprio sporcata le mani, dopo posso andare anche. Questo modo che lo faccio io è per sporcare la cucina, che se avete la moglie per i coglioni. Ma poi non ho sporcato niente in giro. Se no sarebbe meglio andare sul piano di marmo, perché il marmo aiuta, un po' di farina sopra, lavorate sul marmo, è meglio, infarinate tutto, però se avete la moglie non più male, poi vi dice sporcate, c'è il polvere da tutte le parti, io pulisco, però non è che quello è vero. Interessante. Facciamo mettere il palo più piccolo e lo mettiamo a riposare? No, fai una palla grossa. No, 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 quella devo, ma io faccio quattro palette piccole. Come le tue? Sì. Vedi la teglia lì dentro, amore? È un foglio di carta da forno? Quello in alto, poi. Un foglio di carta da forno. Hai già diviso in fogli? Sì, ma io compro quelle cose comode, lo sai, no? Però non sta aperto. Amore, perché già tengo aperto, amore? Ok, il Marchetto divide in quattro piccole palline, non lasciate caso al lavello pieno di piatti da lavare. Abbiamo preso la nostra teglia del forno, ci abbiamo messo un foglio di carta forno e adesso adagiamo lì le palline, che le farai lievitare per quanto tempo? Sono due orette, ma noi... un po' di farina intorno, voglio capirci perché... Poi vediamo da quanto si ingrandiscono. In 5 minuti ho fatto 4. Dove le metti a... Qua, va bene. Non le metti in un forno con il minimo di temperatura? No, no, perché poi si secca sopra, ma è uguale. Raccontaci di tutti i tuoi segreti, raccontaci che siamo curiosi di tutti i tuoi segreti, della tua esperienza, raccontaci.
dall'alto dei tuoi anni, dall'alto della tua capacità intellettuale, raccontaci! Perché la politana non può fare tutto, quindi fin troppo quello che faccio. Io ho imparato a disegnare arrangiarsi. Quindi questo è frutto del tuo arte dell'arrangiamento? Sì. Wow, ma che belle parole che sentiamo! Wow, ma questa è arte contemporanea! Wow! Mi guardate che non ho spaccato niente? Sì. Questa è la cosa più importante, che sennò non me le fa più fare difficile, capito? Te lo vorrei dire, con le tue mani che non hai sporcato niente, questo proprio... Siamo qui di farina, non si attacca. Marco, scusami, sto vedendo farini, pezzi di farina e di roba andare dovunque, guarda. La finisci? Oh. Ok, ci vediamo tra 2 ore circa. Ora poi le manine pulite di Marco. Dopo, per vedere se sono cresciute. Eccole un po' lievitate. Non ce la facciamo più, adesso abbiamo fame. E quindi il marchetto è già all'opera. Abbiamo acceso il forno e fatto raggiungere la temperatura forno statico a 280. Ora, a noi piace napoletana, quindi con i cornicioni alti e una pizza piuttosto alta. Voi ovviamente la fate come volete, poi come viene alla fine. Qua io mi sono già portata avanti con il Castelmagno, perché io voglio una pizza al Castelmagno. Lì c'è il pomodoro, polpa di datterini mutti. Ma chi è che ha raffreddore qua? Rocco? È la Bubi? Quella è tutta la mia pizza al Castelmagno? Tutta mia? Non vuoi, mamma. Ma come fai a farmi il cornicione alto? Ma adesso qua non verrà tantissimo. Come non verrà tantissimo? Tutto che la mia! Adesso te la tieni con me. Va bene, amore. Anzi, lo facciamo. Il pomodoro lo metto direttamente in pentola. In pentola? Sì, sì, questa è una cosa nuova. Cosa vuol dire in pentola? Adesso, quando è nel forno ci metto il pomodoro. E perché? Perché così faccio prima a portarlo là sul piano. Io non so cosa vuol fare. Amore, guarda che il forno brucia 280. Tanto brucia parecchio. Rocco, togliti di lì. È per quello che... Allora, ultimamente abbiamo utilizzato questa pietra qua per cuocere. Ma è rotta, Marco? No, si è rotta, c'è col fuoco adesso. Come col fuoco adesso? Guarda un po' la farina che scende giù, Marco, te ne rendi conto? No. Come non ci posso? Abbiamo rotto la pietra, ma pure abbiamo aumentato la temperatura con calma. E come facciamo quindi? Ce la teniamo così. Ma adesso non è che mi va qualche pezzo nella pizza? No, amore. Non so cosa sta facendo. Guarda, meraviglioso, guarda, meraviglioso. Va bene, chiudi lì. Quanto dobbiamo lasciarla, chef? Ma la lasciamo durante anche 3 ore. Come 3 ore? Ma sei pazzo? 3 ore, ecco, 3 ore. Sarà 3 minuti. 3 ore? Io voglio morire. Sarà 10 minuti, ma neanche 4 minuti. E perché hai messo 2 ore? 3 ore? Così mi sta già caldo per la prossima. A me sembra pronta. Pronta. Che si sta costruendo? Io vuole rompere la pentola. Io non capisco.
Ok, la prima la facciamo col Castelmagno, poi tutte le altre, il procedimento è uguale, cambiano solo gli ingredienti che uno decide di metterci. Questa è proprio... Questa è porca. È strong. Questa è porca. Ora ci mettiamo solo olio crudo e basta. Non ci metti neanche il basilico, amore? No, sto qua strong così. Neanche origano? Sì, un po' di origano ce lo mettiamo, ci sta sempre bene. Bruno, adesso si mangia, dopo giochiamo. No, perché tu hai già mangiato. Che bella. Cioè, ma guardate quello. No, tu hai già mangiato, basta, si gioca dopo. Fatela anche voi, una pizza al Castelmagno, e non sapete che cosa vi salve. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Ora vado a mangiarmi questo ben di Dio. E buon appetito.